Presidente, come vi siete organizzati per questo inizio di anno scolastico? Allora, sostanzialmente rispetto allo scorso anno non abbiamo avuto necessità di adottare ulteriori misure, nel senso che già, sulla base delle esigenze che erano emerse nel periodo di piena pandemia Covid, avevamo comunque adottato delle misure che ad oggi si stanno rivelando comunque sufficienti, per cui non è stato Quindi sono i necessario. protocolli governativi. Sui protocolli governativi abbiamo una capienza massima imposta sul TPL dell'80% che noi stiamo già rispettando. Per quanto riguarda la sanificazione dei mezzi, è una pratica che stiamo portando avanti dallo scorso anno e viene svolta quotidianamente. Ci stiamo effettivamente attrezzando laddove ciò dovesse rivelarsi poi necessario e obbligatorio per acquisire dei lettori di Green Pass. Ad oggi il TPL è escluso dall'obbligo appunto di Green Pass, Però qualora. bisogna comunque essere tempestivi. E poi ci stiamo attrezzando per eventualmente reperire ulteriori risorse da adibire al controllo appunto sui mezzi e o alla fermata per capienze, Green Pass e quant'altro. Cosa significa questo? Un incremento di risorse umane vostre oppure qualcosa che venga da Nost fuori, un no, nostre, subappalto? nostre, diciamo, è difficile, ma comunque un'esternalizzazione verso magari anche entità che fanno questo proprio di mestiere. Parlo come era stato fatto ad esempio lo scorso anno dei servizi di vigilanza. La ridotta capienza significa anche più mezzi, no? Ci sono mezzi a disposizione? Ci sono, stiamo implementando la flotta, arriveranno oltre a quelli che già abbiamo avuto in dotazione lo scorso anno ulteriori 10 mezzi elettrici che quindi andranno comunque in parte a sostituire i mezzi più vecchi ed in parte ad incrementare proprio la flotta disponibile dei mezzi. Ecco, voi nel 2019, se non ricordo male, avete annunciato un investimento di oltre 7 milioni di euro. Peraltro lei personalmente, no, ha redatto il piano Sì. e ha detto compriamo e facciamo però a secondo delle risorse. A che punto stiamo adesso? Stiamo implementando quel piano, abbiamo comunque avuto delle risorse che abbiamo destinato ad investimenti, stiamo cercando di ripristinare una linea di credito più strutturata con gli istituti bancari che purtroppo per effetto diciamo, dei risultati economici dell'azienda degli ultimi anni era venuta a mancare e quindi con queste risorse abbiamo intenzione, così come era nel piano, di ripristinare alcuni asset che diciamo sono poco manutenuti negli ultimi anni ed acquisirne di nuovi. Faccio riferimento sempre ai mezzi e in particolar modo anche al capannone che necessita ovviamente di interventi sostanziali anche con riguardo alle nuove esigenze di energia elettrica per appunto ricaricare i nuovi bus elettrici. Quindi si parla di Elettrico, una nuova centrale certo. elettrica più potente proprio Quindi un per. restyling generale, mi sta dicendo. Cercheremo sì, di seguire questa direttrice. Senta, a proposito di risorse, da ultimo gli abbonamenti, cioè gli affezionati che si sono chiaramente anche persi durante questi 2 anni, che numeri abbiamo? Allora, rispetto al 2019, l'anno scorso è stata ovviamente una debacle perché scuole chiuse, DAD e quant'altro. Quest'anno invece siamo in netta ripresa. Ad oggi abbiamo sottoscritto più di 200 abbonamenti scolastici. Comunque il trend è positivo e la gente ha fiducia e quindi speriamo comunque di ritornare ai livelli pre-Covid, ecco.